il viaggio circolare del primato del fallo può farsi nei due sensi, o anche limitarsi al surplus in un punto qualsiasi. Quindi sia il viaggio nella corrente che il viaggio controcorrente appartengono alla circolarità, alla questione chiusa. Controcorrente o anticorrente sono modi fallici. La corsa della volontà fallica può essere naturalissima o artificialissima, è la stessa cosa. Inesauribili le gamme dell'infinito potenziale. Prendere il treno in corsa, come sognava il Tusser, è la cosa più facile che ci sia. Garantisce la circolarità del viaggio, che nemmeno all'infinito raggiunge l'esigenza della corsa intellettuale. E lo stesso Althusser, lui Althusser, a raccontare di come barava gli esami. E non era modesta l'affermazione di essere uno scrittore senza opera. Era un'arroganza più sociale che personale. La circolarità segue alla creazione del primato del fallo, che è il primato anche della sillogistica di Aristotele. Quindi non si può articolare la circolarità al suo presunto livello. La responsabilità non è della circolarità. La circolarità è agita e non agente. E l'idea della questione, come questione chiusa, che fa circolare gli umani nella caverna platonica. Il burocrate agente è geometrale, esecutivo. L'algebrale è da reperire nella parola negata, nella sua teorizzazione. Per dissiparlo e non erigerlo a bersaglio. I bersagli, Cervantes, li chiama mulini a vento. Peraltro, la circolarità del viaggio esclude l'altrove, è il primato della negazione dell'economia e della finanza, della parola, non quello che intendiamo nel discorso corrente. Da qui l'economicismo e il purismo finanziario, con le sue fogne a cielo aperto. Ecco perché la ricerca circolare non si scrive, come non si scrive l'impresa circolare, modello di ogni istituzione, la cui formalizzazione si trova nel diritto canonico, come insegna da 50 anni il giurista e psicanalista Pierre Legendre. Allora, l'altrove della parola, l'economia e la finanza, è l'istanza di conclusione, istanza di scrittura, memoria nell'atto e non memoria d'origine, data allora come smarrita e da ricercare come supplemento, come nella scena della scrittura dalla quale non è mai uscito Jacques Derrida. Tutti vogliono avere il fallo o esserlo, avere e essere. Il principio del fallo è il principio della volontà di avere e di essere. Principio di non del non dell'avere e principio di non del non dell'essere. Principio di soggettività, principio del soggetto, che è sia soggettivazione che assoggettamento.
principio di appartenenza, tale che ogni parte vuole avere e essere tutto. Così anche la guerra tra fondamentalismi, tra monoteismi fondamentali. Il primato del fallo procede dalla questione chiusa. Ecco perché nessuno riesce a uscirne. Non ha l'albero della vita alle spalle, il primato del fallo, ma quello della conoscenza, del bene e del male di fronte. Albero senza ingegno, albero del ricordo, albero del rimuginare, albero del rappresentare, albero ontologico, fenomenologico, albero della volontà di bene, albero dell'economia del male, albero dello spreco, albero dello scherzo con la morte, albero della linea e del cerchio, albero della stabilità, anche del testo. E a questo albero che s'attiene Jacques Alain Miller nello stabilire il testo di Lacan. Il fallo stabilisce la linea perpendicolare e taglia l'integro in due unità, non senza resto. Amico-nemico, variante del fratricidio, la linea che divide Romolo da Remo, senza diritto dell'altro. E il corso non è più l'itinerario, lasciando il posto alla concorrenza, i rivali. Le cose non corrono come vuole il fallo, che divide ancora tra corridori e non corridori, per poi stabilire la concordia tra i corridori discordanti e meglio escludere quello che si rappresenta come l'altro assoluto. Nonostante il tempo non passi e non scorra, il primato del fallo fa come se il tempo passasse e scorresse e addirittura gli consegnasse il punto di arrivo doppiato sul punto di partenza. I tre principi di Aristotele sono i principi stessi del primato del fallo, del principio di autorità, del principio totemico e tabuico, del principio del nome, del principio della morte, del principio del nulla. Principio di non contraddizione che è anche il principio della volontà di bene ideale e di male reale. Realtà dell'economia del male per raggiungere il sommo bene ideale. E se il bene e il male si mostrano dinanzi, vale il principio della dimostrazione, della rappresentazione, della nominabilità. Principio di padronanza e di controllo dell'albero fondamentale, albero della significazione e quindi principio dell'indimostrabile, dell'innominabile, dell'insignificabile, dell'impadroneggiabile, dell'incontrollabile. Per San Tommaso il principio di non contraddizione di Aristotele è indimostrabile. Accettato l'albero dinanzi, ognuno è indaffarato, cerca di fare e circola. Il primato dell'albero dinanzi è quello del soggetto e delle sue quattro funzioni umane: volere, potere, dovere, sapere, funzioni della mortificazione, della nullificazione, dell'annientamento dell'esperienza. Fare ciò che si vuole, che sembrerebbe uno slogan sociale per il terzo millennio, valido per tutti, corrisponde a sopprimersi, ma anche a fare ciò che si sa, ciò che si deve, ciò che si può.
la negazione delle quattro funzioni umane e l'apoteosi della funzione di morte che le unifica. E così negare la circolarità e la linearità vale solo a girare in tondo con maggiore intensità. Posto l'albero dinanzi la ditta, ognuno indossa l'abito del principio di non contraddizione e dimostrare che la via del bene e l'economia del male diviene un obbligo personale e sociale. Mm-hmm.